Benvenuti in un nuovo video di Astrofili in quarantena. Oggi parleremo di un argomento un po' particolare. Perché le piante sono verdi? E soprattutto cosa c'entrano le stelle? Bene, vi stupirà, ma non lo sa nessuno. Grazie per averci ascoltato, alla prossima. No, non è vero. In realtà davvero non si sa il motivo, però si può parlare del motivo per cui sono verdi. Prima cosa bisogna capire che cosa vuol dire che le piante sono verdi. Cioè, il colore di un oggetto è quello che noi percepiamo, è quella parte di spettro di luce che il nostro occhio percepisce. Quindi, come potete vedere da questa immagine, partendo da alcuni colori, una mela ad esempio rossa, rifletterà solo la lunghezza d'onda rossa dello spettro luminoso. Quindi al nostro occhio apparirà di quel colore lì. Qui entra in gioco il Sole, perché? Perché il Sole ha uno spettro di emissione, cioè l'insieme della luce che emette, molto ampio. Qui in quel piccolo grafico vedete sulla parte più alta, sul picco, diciamo, del grafico, vedrete la rappresentazione di tutti i colori che sono visibili. Lo spettro visibile è quella porzione di spettro che il nostro occhio riesce ad interpretare. Quindi, partendo da un raggio di luce bianco, possiamo scomporre tutti i colori che lo compongono. Quindi, un raggio di luce bianca è composto dall'insieme di tutti i colori. Da questo cosa deduciamo? Che le foglie sono verdi perché assorbono tutto ciò che non è verde, riflettono solo quello. Quindi la componente blu e la componente rossa della luce vengono assorbite dalla foglia. Ma che fine fanno il rosso e il blu all'interno della foglia? Qui potete vedere in questo schema molto semplificato le due porzioni che dalla foglia vengono utilizzate. Quindi di quello che avanza, che è la parte centrale, è quello che noi possiamo percepire, cioè il verde. Questo perché succede? Perché all'interno della foglia, come tutti sapete, c'è la clorofilla che serve a fare quella serie di reazioni che prende il nome di fotosintesi clorofilliana, appunto. E come potete vedere dall'immagine di destra, la clorofilla, i due tipi di clorofilla in realtà, hanno dei picchi di assorbimento proprio sul blu e sul rosso. Ma allora qui sorge la domanda. Perché le piante non hanno scelto di assorbire il verde, che è una componente così importante della luce emessa dal sole? Se guardate il grafico sulla sinistra, che è lo spettro solare, quindi diciamo quello che il sole emette, vedete che una grande quantità di energia arriva sotto forma di luce verde. Ed è questo il quesito, è questa la domanda a cui ancora oggi non c'è una risposta vera e propria. Ci sono tante teorie. Quindi, per prima cosa, non è vero che le piante non assorbono il verde. E le piante utilizzano dei pigmenti antenna, oltre alla clorofilla, che hanno la capacità di allargare lo spettro di assorbimento, quindi riescono a strappare qualche fotone di colori anche diversi. In più, la luce verde viene utilizzata per funzioni ormonali. E come ulteriore prova del fatto che non è vero che tutte le piante sono verdi, esistono ad esempio le alghe rosse che hanno dei pigmenti come la clorofilla, ma diversi, che pescano tutta la luce verde, ad esempio. Un'altra teoria, cioè meglio, una teoria per la quale le piante si sono evolute utilizzando la clorofilla e quindi essendo verdi come le conosciamo, è che per sopravvivere sulla terraferma, quando i primi organismi vegetali sono usciti dall'acqua, non avrebbero potuto assorbire tutto lo spettro solare perché sennò sarebbero andate in fotodistruzione, cioè non avrebbero resistito alla forte irradiazione solare che c'è fuori dall'acqua. E quindi sono state selezionate due fasce di assorbimento per mille motivi che non staremo qua ad approfondire, cioè la fascia blu e la fascia rossa. In più, un'altra spiegazione che è molto interessante potrebbe essere quella che in realtà inizialmente nelle acque vi fossero diversi organismi che andavano in competizione, di cui una certa parte era quella che
utilizzava la luce verde, la più forte, la più facile da prendere, mentre invece tutti gli altri organismi utilizzavano quello che non usavano gli altri, lo scarto, diciamo, della luce, che era il rosso e il blu. Bene, le piante superiori, che come le conosciamo noi, le piante verdi, si sarebbero evolute da quegli organismi lì e quindi hanno mantenuto l'utilizzo della clorofilla A e della clorofilla B, quindi essendo verdi. Però c'è una considerazione astronomica che va fatta, perché come sicuramente sapete esistono tanti tipi di stelle. In questa immagine, dove vengono messi vicini diversi tipi di stelle, se ne può percepire un po' la diversità. Oltre alla dimensione, ovviamente alla massa, c'è anche il colore della stella che cambia. Quindi prendiamone una e confrontiamola con il nostro Sole. Ad esempio Sirio A, in realtà si chiama la stella, rispetto al nostro Sole è molto più sbilanciata verso il blu sull'emissione della luce blu, come si può vedere anche dal grafico qua sotto. Vedete che il picco, la parte più alta del grafico, è spostata sul colore blu, sulle lunghezze d'onda del blu. E questa è una bella foto di Sirio, della stella Sirio, che tra l'altro è visibile ancora oggi, ma solo diciamo dalle 21, perché poi tramonta. Il punto qual è? Che in un ambiente come quello, diciamo, di un pianeta ipotetico che potrebbe esistere, che orbita attorno alla stella Sirio, le piante in realtà potrebbero essere non verdi, ma ad esempio blu, perché applicando un ragionamento simile a quello che abbiamo fatto sulle nostre piante, la luce blu è troppo forte per essere utilizzata e quindi loro potrebbero assorbire tutto il restante delle lunghezze d'onda emesse da quella stella tranne la luce blu, risultando alla vista blu. A proposito, questa foto qua l'ho presa da un sito che vende semi di piante. Non esistono le piante blu, non esiste sicuramente l'acero blu, quindi non fidatevi, è una truffa secondo me quella. Detto questo, vi saluto, spero vi sia interessato, grazie per aver guardato questo video, grazie mille.